anche se ovviamente possiamo ancora uscire, non è come marzo, però è proprio pesante. Poi questi sono gli anni anche delle grandi comitive, non puoi uscire con nessuno, stai sempre con le stesse persone, quindi è brutto. Sono le 21, nelle piazze più affollate di Roma scatta il primo coprifuoco secondo l'ordinanza della sindaca Virginia Raggi, Campo dei Fiori, Piazza Trilussa, Piazza Madonna dei Monti, Via del Pigneto e Via Pesaro. Il resto della città si spegne piano piano e dalle 24 alle 5 del mattino scatta il divieto degli spostamenti, salvo che per necessità comprovate di lavoro o di salute. Nelle ultime ore a disposizione, gestori di bar e ristoranti si organizzano come possono per rispettare le normative. Alcuni commercianti protestano, altri sperano in una rapida discesa dei contagi. Secondo me il problema è che oggi hanno trovato 19.200 infettati, di cui 9.000 asintomatici. Devono continuare a cercare questo e far rispettare le regole. Forse fra un anno non usciremo più. Mancano pochi minuti alla mezzanotte e i giovani, romani e non, nel silenzio che ormai avvolge la città, si dirigono verso casa. Ci sono altri paesi che all'inizio di tutto questo erano in una posizione migliore di qua in Italia e adesso stanno peggio, quindi penso che qua forse questa non è una misura sbagliata.